Ok, ci siamo. Ciao amici, benvenuti in questo nuovissimo video. Sì, come avete letto dal titolo, finalmente si ritorna con le reaction sul Lucera. Però oggi non giocheremo a Lucera, ovviamente, perché si devono ancora fare gli ultimi ritocchi, diciamo così, allo stadio. Ma si giocherà ad Apricena, ovvero a 37 km di distanza, quindi sarà mezz'ora di strada. Comunque, per il Lucera questo è altro. Affronteremo l'Arborisbelli, che è una squadra che comunque è molto tosta da affrontare, seconda in classifica a 7 punti. Adesso poco fa ha giocato l'Atletico Acquaviva, che avrà vinto, che tipo, visto che stava vincendo 4-0, sicuramente si sarà portata la vittoria a casa e quindi ci avrà scavalcato, anche perché in questo momento l'Atletico Acquaviva si trova a 7 punti in classifica. Noi oggi dobbiamo solo pensare a questa partita che è tosta e niente. Ci vediamo ad Apricena, ragazzi. E sempre forza Lucina. Iniziata. Dai, dai. Vai! Madonna, che gol! Mamma mia, che gol, ragazzi, ha tirato al volo, si è infilato sotto, cioè non solo sotto l'incrocio, però forse ha fatto un bel gol. 1-0. Guattino, facile di là. Figura. De Valerio. Mannaccia. Ma questo mi riporta. Guatti. Attenzione. No. Dai. Mannaccia. Ragazzi, fine del primo tempo. Primo tempo molto combattuto. Noi abbiamo giocato, ma siamo un po'. Cioè, non siamo sfortunati, però stiamo giocando. Peccato che comunque, ecco. Cioè, si deve cambiare qualcosa in attacco e pure in difesa. Però speriamo bene per il secondo tempo, dai. Dai, dai, ci guarda il secondo tempo. Dai, dai. Ma come va? Ui! Vado! Bravo! Dai! Finita. E niente, ragazzi, è andata così alla fine. Purtroppo abbiamo perso 3-1. Ci sta, questa, cioè una brutta sconfitta, anche se comunque abbiamo giocato, ma certo che comunque bisogna ancora migliorare. E siamo alla quarta giornata, bisogna migliorare tantissimo. L'Arborisbelli oggi si vedeva che era di un'altra dimensione, cioè noi, ecco, un po' molli. Cioè, eravamo partiti pure bene, ecco, eravamo partiti bene, abbiamo trovato il gol dell'1-0 con un bellissimo gol di Balletta. E poi da lì proprio ci siamo un po', cioè da lì siamo calati, dopo il rigore siamo proprio calati. Nel stesso tempo abbiamo provato a creare qualche azione così, ma cioè ti rimporta comunque. Si sono visti, ma facciamo fatica
a trovare lo spazio per tirare. Poi l'Arborisbelli, ecco, non ha fatto tantissimo nel secondo tempo. Ha trovato il gol del 3-1 e poi ha sferrato il 4-1, poi basta. E il fatto è che sono stati più cinici di noi e niente, noi invece dobbiamo migliorare su tutto. Adesso la prossima sarà contro l'Atletico Acquaviva. Speriamo bene, loro sono anche belli fomentati perché vengono da una vittoria per 7-0 contro la Virtus San Ferdinando e 4-1 contro il Capuzzo. Hanno fatto ben 11 gol in due partite. E quindi niente. Speriamo bene e ci vediamo domani con il lunedì Lucerino. Ciao ragazzi, e oltre alla sconfitta, sempre forza Lucera.